A tutti quelli che ci seguono in questo momento da casa in televisione e tutti i nostri invitati che sono intervenuti così gentilmente alla nostra inaugurazione, venisse qui per prendere la parola l'editore, si chiama così, l'editore della nostra televisione di Telemilano, che tutti voi sapete è Silvio Berlusconi, che tra l'altro è l'artefice di questo meraviglioso centro di Milano 2. Non è stato facile, e non è facile, credetemi, fare una televisione, perché in Italia non esiste alcun know-how per una televisione privata, non esistono i tecnici, e quindi noi stiamo formando dei giovani che a poco diventano dei professionisti. Non possiamo prendere i tecnici dalla RAI, prima di tutto perché non lasciano molto facilmente la RAI, e poi ancora perché hanno un altro modo di lavorare. Non va bene questo modo RAI per le televisioni private. Quindi una televisione deve diventare con calma. Diciamo che è un bambino piccolo e che avrà tutte le nostre cure per diventare grande nel modo migliore. Canale 5! Aspetti che mi capiti a tiro. Stia tranquillo, questa è una faccenda che voglio sistemare personalmente. Si prepari. Easy to love, so easy to idolize.
Goggi. Loretta Goggi, padrona di casa nel primo grande show musicale prodotto da una televisione privata. Hello Goggi, con Charles Aznavour, uno spettacolo d'alta classe, un nuovo appuntamento che farà epoca, firmato da Canale 5. Canale 5. Venerdì 11, sabato 12 alle 18.50, domenica 13 a partire dalle 20.30, in diretta via satellite da Cincinnati, Ohio, le tre giornate della finale di Coppa Davis tra Stati Uniti d'America e Argentina. Continua la tradizione del grande tennis mondiale su Canale 5. Canale 5. Ogni giovedì alle 22.20 la tragedia atomica, il programma televisivo più importante dell'anno che sta suscitando emozione e polemiche in tutto il mondo. La tragedia atomica, un documento coraggioso su una realtà terribile che abbiamo il dovere di conoscere. La tragedia atomica è uno dei grandi servizi che solo Canale 5 può offrire. Canale 5! Domani mattina alle 8:30 in Buongiorno Italia. Gli itinerari di Buongiorno Italia. Come trascorrere i vostri weekend? La prima città è Mantova. E qui è il nostro dentista, il dottor Ermanno Hatt. Buongiorno Italia entrerà nelle vostre case per chiedervi qual è la ricetta preferita dalla vostra famiglia. L'appuntamento con il neuropsichiatra professor Mario Paladino. E poi il film La sposa sognata. E Gualtiero Marchese vi darà dei preziosi consigli su come fare la spesa. E a mezzogiorno in punto? Bis! Il gioco condotto da Mike Buongiorno. E ricordatevi che Buongiorno Italia è il vostro amico del mattino. Un programma da vedere ma anche da ascoltare. Antonella e Marco vi danno appuntamento a domani mattina alle 8:30, ricordandovi che il mattino si vede dal Buongiorno Italia. Buongiorno, buongiorno Italia. Super Popcorn, Augusto Martelli e Mauro Micheloni ogni sabato alle 20.30 in uno spettacolo musicale elettrizzante. Super Popcorn, un appuntamento con la musica che conta, ogni sabato alle 20.30 su Canale 5. Canale 5. Domenica con Five, la vostra domenica in compagnia di Canale 5. Tutte le domeniche dalle 13 alle 20.30, Augusto Martelli, i gatti di Vicolo Miracoli e Five in compagnia di tanti amici per un pomeriggio di spettacolo, avventure e incontri. Domenica con Five, tutte le domeniche alle 20, vi offre la penetrante arguzia di Roberto Cervaso in una serie di interviste esclusive. Domenica con Five, tutte le domeniche dalle 13 alle 20.30, la vostra domenica in compagnia di Canale 5. Operazione Five, operazione Five, trallero trallalla, guarda un po' qui con chi sto fuori. Ma chi è quella bellezza così bellissima? La mia fidanzata, la ragazza più fedele che conosco, che guarda. Ivana, che ecco, la ragazza più fedele che conoscevo, no? Che conoscevo, non è più fedele perché Five tutte le conquista. Amici, 17° giorno dell'operazione Five, vi diamo la seconda frase di oggi. Attenzione alla lavagna. There's a moment in space when the dream is gone. It's a lonely place. I kiss the morning goodbye. But down inside, you know we never know why. Buonasera. Promessi soltanto pochi giorni fa, gli sgravi fiscali dell'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, rischiano già di saltare se non verrà raggiunto fra sindacati e Confindustria un accordo sul costo del lavoro che permetta di contenere l'inflazione entro il famoso tetto del 16%. Spiedo. Roberto Cervaso incontra Roberto Falcao, il fuoriclasse della nazionale brasiliana e della Roma, in una brillante intervista in esclusiva su Canale 5.
Dallas. Tutti i martedì e giovedì alle 20.30 continuano le nuove avventure della famiglia Ewing. Dallas, il telefilm che ha conquistato il mondo. Tutti i martedì e giovedì alle 20.30 in esclusiva su Canale 5. Ogni sabato alle 23.30 la lunga notte del tennis di Canale 5. Galattica. Domani sera alle 7.30 un appuntamento spettacolare col telefilm che ha eguagliato i successi di Guerre Stellari sugli schermi di Canale 5. Canale 5! Dottor Rado, il pranzo è servito. Ah, grazie. Salve. Ah, il pranzo è servito, eh? Ah, no. No, a voi credete, dice, Canale 5 ci offre tante belle cose, adesso ci offre anche da mangiare. No, non è questo. Il pranzo è servito è il titolo di un gioco quiz che fra poco vedrete condotto abilmente da me. Voi sapete che soprattutto per i giochi io sono abilissimo. No, a parte gli scherzi, è veramente un gioco quiz per il quale sono necessari dei concorrenti. Ogni quiz ha bisogno di un presentatore e dei concorrenti. Volete partecipare? E allora è semplicissimo, dovete inviare le vostre domande a Canale 5, Piazza Adriana 12, Roma. Attenzione, Roma, non Milano questa volta. Io chiedo soltanto da parte vostra di essere dei concorrenti un po' particolari. Sì, no, che dovete sapere tutto di quello, di quell'altro. A noi basta un concorrente semplice che sappia rispondere, non so, qual è il fiume più grande d'Italia, come si chiama il Presidente della Repubblica, dove si incontrarono Garibaldi e Vittorio Emanuele II. Quindi domande molto facili. Però domande facili che permetteranno di partecipare a un tipo di gioco in cui entrerà in campo la fortuna. E lì, se sarete fortunati, vincerete, se non sarete fortunati, beh, vincerete lo stesso qualche cosa. D'accordo? Allora io vi aspetto, inviate le vostre domande e poi ritroverete il pranzo è servito nella fascia mattutina di Canale 5, nella fascia di Buongiorno Italia. D'accordo? Allora mi raccomando, cerchiamo di giocare tutti quanti insieme, anche perché ho bisogno di gente dall'intuito pronto, dal riflesso facile, e sicuramente ne troverò tanti. D'accordo? Allora, presto, così mangeremo insieme, ci daremo del tuo e ci divertiremo. Allora Linda, prova un po'. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Ecco, sabato e domenica niente, perché il pranzo è servito, va in onda soltanto il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Non perdetevi questa occasione. Il pranzo è servito e contrariamente a quello che accade in tanti ristoranti, qui il nostro menù abbastanza vario, un primo, un secondo, un formaggio dolce e frutta, anziché pagare il commensale, siamo noi che paghiamo il commensale. Un ristorante è tutto strano, ma il pranzo è servito. Amici ascoltatori, eccomi qui oggi con Fabrizia in veste di concorrente. Prima domanda. Però. Allora, Fabrizia, mi sai dire in quali giorni va in onda bis? Dal lunedì al venerdì. Risposta esatta. E adesso attenzione, la domanda più difficile. Qual è il nuovo orario di bis? Alle 12.30. La risposta esatta, ricordatevi amici ascoltatori, bis tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 12.30 su Canale 5. Ciao a Ciao. Tutti! Azzar! Tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 18.30 ritornano le strabilianti avventure dei tre ragazzi più simpatici d'America. Azzar! Dal lunedì al sabato alle 18.30 in esclusiva su Canale 5. Il nostro sabato pomeriggio prosegue con il telefilm Hazard e al termine Angeli Volanti con un nuovo episodio. A tutti buon divertimento. Canale 5 News, una finestra sul mondo. I grandi servizi sugli avvenimenti internazionali,
gli incontri con i personaggi che fanno la storia, le interviste con i leaders della politica e poi ancora i drammi della cronaca, i fatti che commossero il mondo, i progressi della scienza e gli spettacoli dai palcoscenici dei più prestigiosi teatri. Canale 5 News vi porta il mondo in casa. Buonasera a tutti, queste le principali notizie della giornata. La copertina riguarda le notizie provenienti dal Libano, sempre più drammatica la situazione a Beirut, dove continuano gli scontri fra israeliani e palestinesi, interrotti solo sporadicamente da fragili cessate il fuoco, ripetutamente violati da entrambe le parti. Con l'avvicinarsi di quello che appare il momento finale e decisivo della guerra, Israele ha intensificato i bombardamenti e le incursioni aeree sulla città, mentre il premier Begin ha detto che entro venerdì l'OLP dovrà fargli sapere, attraverso il mediatore americano Habib, se, come e quando intende sgombrare la capitale libanese. Se entro venerdì i palestinesi non avranno dato una risposta soddisfacente, l'esercito israeliano sferrerà l'attacco finale e decisivo contro Beirut Ovest. Buonasera. Il presidente del Consiglio Spadolini ha rassegnato, dopo 402 giorni, le dimissioni del suo governo nelle mani del presidente Pertini. Il governo, compresi i ministri socialisti che l'hanno fatto cadere con la loro minaccia di dimissioni, resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. Pertini comincerà le consultazioni lunedì alle 16 e le concluderà martedì sera. Mercoledì o giovedì affiderà il primo incarico probabilmente ancora a Spadolini, il quale potrebbe tentare la formazione di un governo a quattro, Democrazia Cristiana, Socialdemocratici, Liberali e Repubblicani, con l'appoggio esterno dei socialisti. È un'ipotesi che però ha scarse probabilità di riuscita. Amici ascoltatori, vi parlo dal nuovo studio di Canale 5 che si chiama Studio 5 ed è da qui che a partire dalla prossima settimana, da giovedì 23 dicembre, ogni giovedì alle 20:30 precise, andrò in onda con il mio nuovo grande quiz che si chiamerà Super Flash. Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene. Sarà perché ti amo e vola vola si sa, sempre fino al tu si va e vola vola con me, il mondo è matto perché e se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. Più o meno. Gira, gira, gira intorno, ecco arriva mezzogiorno. Prima studio la ricetta, poi mi prendo la forchetta. Salame, prosciutto e spaghetti, a bacche, insalate e dolcetti. Bello pieno e rotondetto, a sbadiglio e mi butto sul letto. Sera alle 20:25 Canale 5 vi offre un appuntamento esclusivo col grande spettacolo per la vostra strepitosa serata televisiva. Ogni lunedì i film d'oro, un appuntamento da non perdere con tutte le grandi star, i divi, gli autori, il divertimento, lo spettacolo del grande cinema italiano e internazionale. Martedì e mercoledì Dallas, continuano i nuovi episodi del telefilm più famoso, più seguito, più imitato al mondo. Giovedì e domenica Super Flash raddoppia. Per tutto il mese di maggio due appuntamenti alla settimana con Mike Buongiorno nel più spettacolare e avvincente quiz d'opinione mai proposto da un network televisivo italiano. Venerdì Flamingo Road, Morgan Fairchild e tutti i personaggi del telefilm più spregiudicato e scabroso in un triangolo di intrigo, cinismo, passione. Sabato Attenti a noi due e due, a grande richiesta da parte di milioni di telespettatori, Sandra Modaini e Raimondo Vianello tornano in esclusiva sugli schermi di Canale 5. Canale 5, tutte le sere alle 20:25 scintilla l'allegria in un appuntamento da non perdere per uno spettacolo che continua. Canale 5, ogni sera con te. Help vuol dire aiuto. Help è il nuovo gioco musicale, il più musicale del mondo, che vi farà vincere tanti milioni. Fabrizio ed io presenteremo Help con il vostro aiuto, perciò se vorrete partecipare, se vi intendete di cantanti e di musica leggera di ieri e di oggi, scrivete a Help, Canale 5 Segrate, Milano. Ricordate, Help! Signori, tutti
tutti i giorni alle 18.50. Alle 7:10. 7:10 va in onda Zig Zag. Che è un gioco a premi. Condotto da Raimondo Vianello. Col giudice arbitro Enzo Liberti. Con Simona Mariani. Guido Morgavi. E Giorgio Noloce. La regia è di Laura Basile. Tutti i giorni alle 18.50 Zig Zag. Siamo qui nell'ambiente, quello della casa nostra, dove noi facciamo le scenette matrimoniali. Questa scenetta che noi stiamo facendo adesso la potrete vedere sabato. 2 aprile alle 20.25 su Canale 5 in occasione della terza puntata di Attenti a noi 2-2. Hai capito? E Attenti a noi 2-2 dove siamo tutti quanti. Io allora sabato 2 aprile alle 20.25 Canale 5, Attenti a noi 2-2. Sei cascata, no? No. Ciao. Dallas, da martedì 19 aprile alle 20.25 inizia la nuova serie del telefilm più famoso e più seguito del mondo, Dallas, ogni martedì e mercoledì alle 20.25 in esclusiva su Canale 5. In questo numero di Falpalà, Arabesque, Sofia Loren e Gregory Peck, due complici per una sfida elegante. Un pomeriggio alle corse. Dori Ghezzi, una margherita per il mama non mama. Nino Manfredi, uno sportivo all'italiana. Il balletto dello sport. Come eravamo, Roberto Gervaso ci parla degli anni 30, la prima Italia mondiale. Visto a Milano, anticipazioni sulla moda autunno-inverno. Indagine Istel 83, gli ultimi risultati dell'indagine televisiva del mese di maggio, media d'ascolto serale dalle 20.30 alle 23. Rai 1, 7.984.000, Canale 5, 7.238.000, Rai 2, 4.739.000, Rete 4, 2.987.000, Italia 1, 1.707.000. Meno di 800.000 spettatori separano Canale 5 dal primo posto assoluto. Canale 5 ha raggiunto i 9 decimi dell'ascolto di Rai 1, vale oltre una volta e mezzo Rai 2 e quasi 2 volte e mezzo Rete 4. Canale 5 ringrazia tutti gli amici per la preferenza dimostrata e promette di dare ancora e sempre di più. Canale 5. Fatti, non parole. Allora, amici ascoltatori. Ma adesso attenzione, perché siamo arrivati al momento di cui stiamo parlando da oramai 2 settimane. Ci sono centinaia di migliaia di persone in questo momento che stanno aspettando con grande ansia di sapere se il loro nome verrà estratto dalle urne che fra poco porteranno qui nel nostro studio. Il grande concorso di cui vi abbiamo parlato sovente, vi ha parlato la nostra Fabrizia. Qualcuno vincerà 100 milioni tasse pagate, come vincere 200 milioni. Cari amici, purtroppo sono terminati i nostri programmi, ma l'appuntamento è ancora per domattina alle 8.30 con Buongiorno Italia. Grazie ancora per la vostra attenzione e a tutti voi buonanotte. Conclude su queste note musicali anche il nostro appuntamento. Vi ricordo che ulteriori notizie e curiosità sui programmi della prossima settimana le potete trovare in questo numero di TV Sorrisi e Canzoni. Io vi aspetto sabato prossimo alle 13.30 e in replica domenica alle 11.30. Ciao! Metti una sera a casa di Sandra e Raimondo. Una sera divertente, giovane, brillante. Metti una sera tra amici simpatici, importanti, affascinanti, in gamba. Amici veri.
come Sandra e Raimondo. E visto che l'estate è una corrida, metti l'ultima sera al Sandra Raimondo Show. Sabato alle 20.30 a casa vostra su Canale 5. Tutti in coperta. Dall'incrociatore Porta Aeromobili Giuseppe Garibaldi, una serata a favore della Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Presenta Lando Buzzanca. E con lui saranno a bordo Gigi Andrea, Mireille Mathieu, Gino Paoli, Spagna, Peppino Di Capri, Gavin Gorg e Steve Lachance, José Carreras. Tutti in coperta, martedì alle 20.30 su Canale 5. Stasera alle 20.30 su Canale 5, Pentathlon, gioco a quiz condotto da Mike Bongiorno. Su Italia 1, Professione Vacanze con Jerry Calà. Su Rete 4, Bravados con John Collins e Gregory Peck. Stasera, passa la tua serata tra amici. Canale 5 News. La televisione rinnova l'informazione. L'informazione rinnova la televisione. Stanno per partire, ancora più ricche e stimolanti, le due grandi testate giornalistiche dell'anno. TVTV, una grande redazione che entra nei fatti della società, della politica e della cultura del nostro tempo. Dovere di cronaca, un'informazione a 360 gradi sugli eventi della settimana con le opinioni dei massimi giornalisti italiani. Il giornalismo che cerchi è su Canale 5. Canale 5 News, la nuova informazione. Festival Bar 87. Dall'Arena di Verona, duello finale all'ultimo LP. Chi sarà il più acclamato dell'estate? Festival Bar 87. Le finali. Conduce Claudio Cecchetto, Susanna Messaggio, Andrea Salvetti. Firma Vittorio Salvetti. Stasera e domani alle 20.30 su Canale 5. Ehi ragazzi, buongiorno Italia, torna a darvi la sveglia mattutina con due fantastiche avventure e in anteprima vi presentiamo i protagonisti. Eccovi Pepero, il ragazzo delle Ande. Auguri Pepero! Evviva! Pepero! Auguri Pepero! Evviva! E poi loro, i simpaticissimi piccoli. Dovreste vergognarvi tutti quanti, come li ho zitti a scherzare mentre Londra è là fuori sperduta nella giungla. I cartoni di Buongiorno Italia dal 21 settembre tutte le mattine dal lunedì al venerdì su Canale 5. Sabato alle 23 su Canale 5 un servizio speciale della Mostra del Cinema di Venezia con interviste, con domande particolari, con qualche cosa di non detto, con qualche cosa di segreto, con qualche cosa anche di ovvio, naturalmente dalla Mostra del Cinema di Venezia sabato prossimo alle 23 su Canale 5. Noi stiamo per sposarci. E Jenna aspetta un figlio. Bobby e Pamela. Amore sempre, pace mai. La famiglia li ha divisi. La vita li ha separati. Ma il loro destino è stare insieme. Insieme per sempre. Non so immaginare di passare il resto della mia vita senza di te. Tu non mi perderai mai. Bobby e Pamela. Semplicemente l'amore. Dallas. Semplicemente il meglio. Martedì alle 20.30 su Canale 5. Correte alla corrida di Corrado. Dilettanti allo sbaraglio. Domani alle 20.30 su Canale 5. America. Superpotenza del mondo occidentale. Provate a immaginarla così. America. Dal 13 settembre su Canale 5. Falcon Crest. Una terra che entra nel sangue. E trasforma l'amore in tormento, la forza in potere, l'ambizione in avidità. Schiacceremo Angela e Chase come un grappolo d'uva. Falcon Crest per tutti è la vita, ma non per lei. Voi siete gente arida e piena di odio. Voi mi fate solo vergognare. Gina Lollobrigida a Falcon Crest, martedì alle 20.30 su Canale 5. Studio 5. Thank you.
Sei con Canale 5, la domenica. Gira la ruota della fortuna. Stai con Mike, la domenica. E prova a indovinare anche tu. Sì? Ok? La frase è giusta. Per finire in bellezza il weekend, gioca con il gioco che ha successo in tutto il mondo. Stasera alle 19.45 gira la ruota della fortuna. Un'esclusiva di Canale 5. Stasera alle 20.30 su Canale 5, Don Tonino, con Andrea Roncato e Gigi Sammarchi. Su Italia 1, Emilio, con Zuzzurro e Gaspare. Su Rete 4, 55 giorni a Pechino, con Charlton Heston e Ava Gardner. Stasera, passa la tua serata tra amici. Buon pomeriggio, tra poco Lello Bersani e i suoi ospiti ci introdurranno al film I due marescialli. Alle 18 Iva Zanicchi presenterà Ok, il prezzo è giusto e di seguito avremo appuntamento con La ruota della fortuna. Questa sera alle 20.30 vedremo Don Tonino, seguiranno Baby Boom e Non solo moda. Ma ora vi lascio con Lello Bersani, a più tardi. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Studio Aperto, 25esima giornata di guerra. Il fatto nuovo è rappresentato da un discorso pronunciato questa sera a Radio Baghdad da Saddam Hussein, un discorso che le agenzie avevano lanciato, l'agenzia IRNA aveva lanciato come storico e che di storico ha ben poco perché lascia sostanzialmente immutata la situazione. Un discorso di 25 minuti tenuto alla radio, diffuso due ore fa. Così Saddam si è ripresentato in pubblico dopo l'intervista rilasciata qualche giorno fa a Peter Arnett, giornalista della CNN. Buongiorno a tutti, questa edizione è straordinaria per informarvi che ci sono delle perplessità, delle preoccupazioni sulla sorte di 11 giornalisti, tra cui ci sono anche tre italiani e fra questi italiani c'è la nostra Gabriella Simoni, che risultano dispersi nel deserto del Kuwait mentre tentavano di raggiungere la città di Bassora. L'Italia è sotto la morsa del maltempo, mareggiate e nubifragi in Sicilia, Abruzzo e Marche, Bora, Trieste, Acqualta a Venezia e forte vento di scirocco su tutta la Puglia. L'inviato delle Nazioni Unite Cyrus Vance a Roma conferma se regge la tregua i caschi blu partiranno per la Jugoslavia. Dopo il doppio trapianto eseguito all'ospedale Bambin Gesù di Roma migliorano le condizioni di Giuseppe, il bambino a cui sono stati sostituiti cuore e polmoni. Sport, al termine della prima manche dello slalom speciale, seconda gara della Coppa del Mondo di sci in svolgimento negli Stati Uniti, Alberto Tomba è al quarto posto nella classifica provvisoria. Buonasera, sono le 20 e noi cominciamo il nostro giornale. Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sull'Italia. Un po' dovunque, su questa ultima domenica di novembre, vento, pioggia e mareggiate. Come farà Jayara ad incontrare? Non ho bisogno della terapia. Jessica. Abbi fiducia. Cosa vuole ottenere James da Jayara? Farà quello che vuol dire. È vero, è così. Come riusciranno Kelly e James a trovare Jayara? Salve! Tante risposte vi aspettano a Dallas, nell'anno del grande finale. Stasera alle 20.25, su Rete 4. I Simpson. Nessuno è perfetto. Ogni martedì alle 22.30 su Canale 5. 15, 22 e 29 novembre. In tre serate dal Teatrino dei Talenti in Erba nascerà una stella. Padrino Mike Bongiorno. Quale onore. Sarà veramente un grande spettacolo con un grosso premio, una borsa di studio che andrà al vincitore. Pensate, terrà a battesimo 22 giovani debuttanti provenienti da tutto il mondo.
voglia di vincere con un esordio innocente, voglia di applausi, di divertirsi, di far spettacolo. Bravo, bravissimo. Il primo appuntamento, venerdì alle 20.40 su Canale 5. Giovedì, da Mike, ritorna il bingo. Torna anche tu a controllare i numeri del Bingo Five, con le cartelle che troverai su Sorrisi e Canzoni. Milione a centinaia, ogni settimana. Telemike è anche bingo. Giovedì 20.40 su Canale 5. Mike è... Paperissima, la papera più esplosiva della TV, una forza della natura, un evento catastrofico. Paperissima, un nome, una leggenda di più, una papera che è già storia. Papere dal mondo per tutti i paperomani d'Italia. La leggenda continua. Chi saranno gli eroi di questa settimana? Paperissima, un programma di Antonio Ricci, un mito in onda ogni martedì sera alle 20.40. Paperissimamente, su Canale 5. Torna alla Serie A ed è subito sfida scudetto con Napoli-Juventus. Vivi le emozioni del campionato con Domenica Stadio. La trasmissione minuto per minuto condotta da Marino Bartoletti e Sandro Piccinini. Domenica Stadio. Domenica dopo il Gran Premio del Giappone di Formula 1 alle 15 su Italia 1. Questo Albertini, un grande giocatore, un campione certo. Qua tu vedi che lo sì. Tiene per la maglia e qua secondo me è rigore netto. C'è un rigore? Quanti alto? Un metro? 94-95. 94-95? Cioè una domenica 94-95. Se uno le apre apposta, ma è istintivo, uno va avanti e fa... Ma tu sei sicuro che se fosse una pallottola invece di un pallone toglie le braccia? Pressi, domenica alle 22 su Italia 1. Buonasera e apriamo il nostro giornale parlando dello scontro tra Cossiga e il PDS. Il coordinamento del PDS ha deciso stasera a maggioranza di procedere per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. Dopo un lungo dibattito il coordinamento si è diviso con una maggioranza favorevole all'impeachment e una minoranza, cioè i miglioristi, schierata a favore di una richiesta di dimissioni senza però avviare la procedura di messa in stato d'accusa. Ora i gruppi parlamentari del PDS hanno il mandato per formalizzare la richiesta di impeachment in Parlamento. Buonasera e benvenuti a quest'ultima edizione di Canale 5 News. Cominciamo come al solito dalle ultime notizie. Agghiacciante delitto in provincia di Brescia. Il cadavere semicarbonizzato di una ragazza di 16 anni, Katiuscia Razio, studentessa, che abitava a Calcinato, in provincia di Brescia, è stato trovato a Bedizzole, un centro a 20 km dal capoluogo. Il corpo è stato scoperto dai carabinieri avvertiti da una telefonata anonima. La ragazza era riversa in un fossato. La morte sarebbe stata provocata da un colpo alla testa con un corpo contundente. Buonasera. Buonasera, buona settimana. Appena sarà concluso il programma che state seguendo andremo in onda noi con una puntata di varie umanità, di varie cose. Quindi ci vediamo. È lì, insomma, non è possibile. Ci vediamo dopo. Dopo. Dopo, sì, dopo. Dopo. Cari amici telespettatori, sono qui per dirvi che mercoledì 1 gennaio alle 20.40 su Canale 5 andrà in onda l'edizione speciale del Gioco dei Nove. Ho talmente tanti ospiti che devo leggervi, scusate. Avremo Andrea Occhipinti, Renato Pozzetto, Sergio Vastano, Ornella Vanoni, Maurizio Mosca, Francesco Salvi, Edvige Fenech, Massimo Boldi. Sono uno, due, tre, sono otto? No, tu ci sei? No, perché ho dei problemi con la produzione di diaria. Dove... Ma come diaria? Dai, stiamo dando l'appuntamento, veloce. Che diaria? Qual è il problema? Vengo incontro io, qual è? Ho preso un panino a... Che panino? Al Mottagrill di Cantagallo e loro non me lo riconoscono. Che panino è? Col cotto. Guarda, col cotto o col crudo? Col crudo. Vedi che non devi prenderlo col crudo, poi non te lo pagano? Però a Mosca glielo pagano. Fa niente, a Mosca sì, a te no. Ci sei o no? Forse sì. Vabbè, forse c'è. Comunque, non preoccupatevi. Sembrerà un quiz, invece sarà un grande... Non temete!
non solo un'allucinazione e tantomeno una carta del mercante in fiera, ma bensì Paolo Bonolis in siffatte vesti. Perché? Perché vi devo presentare quello che sarà il grande speciale di Canale 5 alle 20:40 su Canale 5 il 31 dicembre. E viva l'allegria! Dice, e che succede? Ma come che succede? Ne succederanno di cotte e di crude, avremo tantissimi personaggi, comici, ballo, canto, allegria, musica, uno speciale dedicato a tutta la famiglia, ai bambini, alle mamme, ai papà, alle nonne, agli zii, ai cugini e a tutti quelli che hanno il coraggio di vedermi in queste vesti. Ma io, sappiatelo, sono solamente la punta dell'iceberg, ci sarà molto, ma molto di peggio, che mi vergogno quasi a dirvelo. Seguiteci, perché questa trasmissione sarà un vero pugno nello stomaco. Eccolo, voglia! Ottimo lavoro! Oh. Ma sei pazza! Eccoci qui, pronte a farvi passare il primo Capodanno in diretta su Canale 5. Conteremo i secondi per la prima volta insieme tutte quante. E non avete idea di che cosa accadrà in questo studio a Capodanno? Seguiteci e lo saprete. Noi siamo qui! E voi siete lì! E questi sono i telefoni per giocare con noi! Eccoli qua i telefoni, fai vedere l'apparecchio! E sono telefoni questi? Ah certo, ce ne avete. Aspettiamo le vostre telefonate! Ah, e dove devono telefonare? Dove? Regia, metti il sottopancia! Sottopancia, sì. Che cos'è il sottopancia? Il numero qua! Il numero in sopra! Ah! Impressione! Bene, se voi chiamate a questo numero, dalle alle, potete fare il vostro pronostico e passare un guaio. Un guaio lo devi passare tu, devono passare un guaio loro, e passare una buona domenica. No, una bella domenica. No, una buona domenica. Una, ma va bene, buona e bella, va bene? Sì. Buona e bella. Sì. Una buona, buona, buona domenica. Questa informazione purtroppo è un po' adeguata ai partiti su ogni canale e pertanto le lotte che si continuano è per avere un canale per poter disporre del partito quello che desiderano più delle altre cose. A me sembra così. Non è che sia proprio così libero di poter dire quello che succede, eccettuato qualche trasmissione di cui dopo viene un po' interrotta, diremo. Questa è la mia opinione, dopo non so. Io me l'aspetterei con molti servizi che sono più descrittivi a volte delle parole, che possono anche essere così come sono i giornali stampati, che non danno la possibilità a tutti di poter capire. Speriamo non sia molto pubblicizzata, appunto come sono tutte le altre televisioni. Credo che sia politicizzata eccessivamente, quindi praticamente ci vorrebbe un telegiornale molto più forse regionale, ma non politicizzato nel modo nel quale avvengono tutti quanti. Di cosa si parla troppo poco? Credo che si faccia troppa cronaca nera e forse poca informazione politica. Ho quella informazione politica che c'è praticamente eccessivamente di parte, diciamo di partito, insomma. I telegiornali, secondo me, così proprio botta e risposta, mi sembrano, a me sembra dicono sempre le stesse cose, ecco, cioè praticamente la notizia viene ripetuta, apparentemente trasformata, riproposta con parole diverse, ma sostanzialmente il contenuto è quello. Poi soprattutto una cosa importante, una considerazione che facevo con mia moglie qualche giorno fa, le notizie grosso modo sono interessanti, però sono sempre cronache nere, disastri, morti, omicidi, invece forse ci sono anche delle cose positive, buone da dire, che non vengono dette perché forse non fanno notizie. No, è completa. Anche per quanto riguardava la guerra del Golfo, mi sembrava completa come informazione. Meglio forse anche di altre reti.
Beh, sono qui per augurare un anno strepitoso a tutti gli ascoltatori di Canale 5, un anno veramente favoloso. Beh, voi sapete che nell'anno nuovo andrà in onda il nuovo telegiornale di Canale 5? Bene, allora buon anno per un anno di informazione nuova. Bene, buon anno da parte mia, adesso sono solo una voce, adesso divento anche un volto, sono Paolo Bonolis e voglio regalarvi il miglior augurio per il 1992, questo è lo studio di Domenica Italiana, io sono al pianoforte che è gestito costantemente dal maestro Claudio Macaluso, ma che adesso il maestro non c'è, per cui io se dovessi suonare farei una cosa immonda come non vorrei che fosse il vostro 1992, quindi il mio augurio è che questo nuovo anno sia inversamente proporzionale qualitativamente a come io suono il pianoforte, perché faccio veramente pena, quindi un anno meraviglioso e radioso per tutti voi, peraltro un anno importante anche per Canale 5, perché dal mese di gennaio partirà il TG5, partirà il telegiornale di Canale 5, quindi a tutti i ragazzi, a Mentana, a quelli che opereranno in questo nuovo esperimento di Canale 5 vanno i miei migliori auguri e a tutti voi un augurio di un anno fantastico, un buon anno per un anno di informazione nuova. Buon 1992.